Nerino Vanoni, presidente del Club Anni d'Argento di Castiglione negli studi di Temporadio. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Noi ovviamente gli ascoltatori li invitiamo a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare gli sms, messaggi WhatsApp è il 348-3188-339, per chiamarci 0376-631709. Poi siamo in diretta streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo e Temporadio e su YouTube Temporadio Live. Allora, già sindaco di Castiglione ho scoperto un minuto fa più o meno, già sindaco di Castiglione, adesso presidente del Club Anni d'Argento Hauser Onlus, giusto? Sì, sì. Che cos'è? Che cosa fate? Beh, noi siamo già da una trentina d'anni attivi sul nostro territorio. Abbiamo come finalità quella di, chiamiamolo assistenziali, in realtà insomma cerchiamo di dare un supporto alle persone di una certa età, non vecchi, con una serie di iniziative, di attività che li coinvolge. Siamo in collegamento anche col centro Portioli, che è un centro comunale, quindi le nostre attività si svolgono in simbiosi con loro. La sede è in via Portioli, ha detto? La sede è in via Ordanino, okay. 7. Via Ordanino, sì. Numero 7. Dopo diamo i riferimenti magari anche per chi volesse iscriversi, eccetera. Sì. Mi è piaciuto molto il fatto che abbia detto appunto diamo una finalità assistenziale nei confronti delle persone di una certa età, non vecchie, appunto. Si può essere ragazzi anche a 100 anni. No, sì, ma non abbiamo limiti di età, nel senso che si può iscrivere anche un non anziano. Anche un non anziano, ecco, perfetto. Sì. Quindi, perché facciamo gite, facciamo viaggi, quindi possono essere interessati vari settori. Ok, perfetto. Ecco, allora parliamo appunto proprio di quello, sì, che fate, appunto, quindi sì, delle attività, insomma, che cosa è ripartito, eccetera. Le attività sono ripartite, no, adesso? Sì, sì, da quest'anno effettivamente abbiamo ripreso molte delle iniziative che erano pre-Covid. Purtroppo i 2 anni di pandemia hanno sentenziato un notevole calo di iscritti, come era prevedibile, dal momento che se non fa iniziative uno non so perché si dovrebbe iscrivere. Nonostante ciò, qualcuno comunque per dare un contributo si è iscritto lo stesso in questi ultimi 2 anni. Allora, nel 2022 devo dire che c'è stata effettivamente una buona ripresa. Siamo già circa 3 volte quello che era l'anno scorso il numero di iscritti, quindi credo che, senza voler esagerare, che puntiamo a qualche centinaia di iscritti nel giro di un anno. Beh, buono, sì, appunto. Insomma, sì. Se vuole le dico un po' le attività che abbiamo ripreso praticamente con i tradizionali giochi, la briscola, il burraco, abbiamo molte volte la briscola gratuita, abbiamo ripreso anche i pomeriggi danzanti, cosa molto importante, che era molto sentita, perché c'è anche gente di una certa età che viene a ballare volentieri. Sì, infatti. Poi si fa movimento in questo momento. Sì, c'è la tombola. Abbiamo messo in programma anche tutti i mercoledì al pomeriggio la creazione di oggetti fai da te. È un corso dove cerchiamo di recuperare materiali di recupero e con particolari tecniche. C'è una signora che ha fatto questo tipo di attività per tanti anni ed è disponibile anche a dare una mano. La signora si chiama Fiorentina Vietzer, noi la diciamo la creativa. Mm.
Cioè materiali di recupero, nel senso che fate delle cose con, non so, le plastiche. Sì, tappi, plastiche, bicchieri di plastica, eccetera. Mm-hmm. Una cosa che abbiamo, noi siamo in collaborazione con due associazioni, LAMA, che è praticamente dirimpettaia alla nostra sede, e poi con un'altra associazione che ve lo dico subito, che è la Tempo, Banca del Tempo. Questa è proprio nel nostro stesso edificio. Con LAMA abbiamo programmato un paio di cose interessanti, una delle quali è già stata svolta nei giorni scorsi, ed è l'incontro col notaio. In pratica abbiamo fatto un primo incontro con il notaio Balottin e devo dire che c'è stata una buona partecipazione e anche parecchi interventi. Evidentemente sono cose che interessano le persone. Adesso abbiamo prossimamente, esattamente il 9 maggio, un incontro con il notaio Felicetti Andrea. Verranno trattati alcuni di questi argomenti: la convivenza di fatto, unioni civili, testamento biologico, eccetera. Queste sono indicazioni che diamo, ma poi possono esserci interventi che chiedono cose anche diverse da queste. Certo, una successione, cosa, notaio, cose da notaio. Sì, sì, evidentemente sì. È una cosa molto interessante, anche perché tu vai, normalmente noi siamo abituati, tu vai dal notaio e il portafogli non si lamenta. Allora, questo è ovviamente è una consulenza del tutto gratuita. Per e invece, cui, esatto, quindi sì. È molto importante, molto bello questo che state facendo. In effetti, adesso abbiamo costituito in questi giorni un gruppo di cammino. Ovviamente bisogna essere iscritti all'AUSER, perché c'è anche un problema assicurativo. Ed è un modo per stare in compagnia all'aria aperta. Credo che anche questo avrà un buon riscontro, sono convinto. La cosa a cui tengo moltissimo è abbiamo pensato, è venuto negli ultimi mesi dello scorso anno la compagnia Il Fogulaire, che praticamente è quella che salvaguarda i dialetti del mantovano, e così è venuto, ha raccontato un po' di cose nei vari dialetti. Da qui è nata l'idea, ho detto, ma perché non facciamo un pomeriggio con il dialetto castiglionese? E difatti l'abbiamo organizzato ai primi del mese prossimo, esattamente sabato 7 maggio alle ore 16. Facciamo questo incontro, chiamiamolo, che l'abbiamo chiamato Castiuvec. Interverrà la compagnia I Castiunes, che è la compagnia dialettale nostra, di cui mi onoro di esserne anche il presidente. Così siamo a forza di presidenze. C'è Mario Draghi che è un po' in apprensione, invidioso. Gli ho detto: calma Mario, guarda, io proprio a Roma non ci vengo, perché per me è troppo grande, sto bene a Castiglione, tranquillo. Va bene, quindi appunto. Allora, questo incontro si chiama Castiuvec, abbiamo invitato quelli della compagnia Il Castiunes, in modo particolare lo devo citare Giancarlo Mattioli, perché è il nostro capo comico. Ed è anche quello che, rispetto al dialetto castiglionese, non ha niente da imparare da nessuno. Si parlerà, ci saranno filastrocche, proverbi, detti popolari. Iscutem. Sono a Castiglione, ci sono molte famiglie che hanno lo stesso nome, i Bignotti, bestie. E quindi a ciascuno si è dato un soprannome. Ho capito. Quindi. E quindi noi abbiamo un elenco di tutti gli scutum, e quindi sarà l'occasione per proporre. Credo che sia una cosa divertente. Cioè, ovviamente ingresso gratuito, come tutte le nostre attività, escluso i pranzi,
perché ovviamente il pranzo va pagato, seppure con cifre modeste. Beh, prezzo calmierato, già un'ottima cosa. No, stavo pensando, ma si riesce ogni tanto a capire come, a cosa fa risalire i soprannomi? Beh, per caso, non so, uno ha un soprannome perché i suoi bisnonni facevano... Beh, sicuramente sono soprannomi che hanno radici molto lontane. Adesso è un po' difficile che si inventino dei soprannomi. Dei soprannomi, ho capito. Beh, ancora presidente? Allora, noi siamo in collaborazione ovviamente con il provinciale, con l'ausa provinciale, che ci dà un supporto anche di iniziative. L'anno scorso abbiamo avuto diverse iniziative, adesso le vado a tirare fuori. Allora, abbiamo fatto delle conferenze sui Gonzaga. Abbiamo fatto due conferenze sui Gonzaga. È venuta la dottoressa Pradella, che è un'ottima divulgatrice culturale di Mantova, e anche qui devo dire c'è stata una buona partecipazione, molto interesse, è piaciuto molto. Non so, vorrei accennare ai viaggi. Abbiamo programmato, però qui ci sono dei problemi, perché i viaggi hanno un loro costo e ovviamente il periodo non è dei migliori. Noi li abbiamo programmati, se ci sarà partecipazione, viceversa. In linea di massima dove andate adesso? Allora, vi dico subito, c'è un primo tour a Matera, Certosa di Padula, che è una delle certose più grandi d'Europa. Sì, ed è bellissima. Assolutamente, vero. E la Reggia di Caserta, questo bello. È un giro di 3 giorni. È un giro stupendo, sì. Complimenti. Poi abbiamo soggiorni marini e soggiorni montani, sia in Trentino che a Marina di Pisticci. E Bellaria anche. Bello. Sì, ma i viaggi sarebbero interessanti. Credo che non ci sarà un affollamento a richiederlo, però. Non è detto, presidente. Facciamo una cosa, ci fermiamo un attimino con Nerino Vanoni, che è il presidente del Club Anni d'Argento di Castiglione. Ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. In compagnia di Nerino Vanoni, presidente del Club Anni d'Argento di Castiglione, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. E poi ci sono i pranzi, anche se ho sentito, presidente. Sì, avevamo programmato anche l'anno scorso dei pranzi, però purtroppo alcuni sono saltati. Causa che immaginiamo. Sì, ne è rimasto in piedi uno. Invece prossimamente ci sono previsti 2 pranzi, uno alla Corte Antica Vigna di Gozzolina, ed è il 24 di aprile, l'abbiamo denominato pranzo della terza età, questo in collaborazione con l'assessorato alla coesione sociale del comune di Castiglione, dove abbiamo uno stretto rapporto con l'assessora Gazzurelli, ed è previsto un contributo spesa di 25 euro. Un secondo pranzo invece è previsto domenica 29 maggio alle ore 13 presso il salone polivalente sempre della Gozzolina, e qui il menù è composto dallo spiedo con polenta. Questo è il contributo spesa di 22 euro. In ambedue i casi c'è anche musica dal vivo. Quindi alla fine del pranzo si balla. Oh, perfetto, quindi due cose. Sì, perfetto. Allora, presidente, se ha da aggiungere qualche cosa, lei aggiunga tranquillamente, altrimenti abbiamo diversi suoi concittadini, no, credo. No, preferisco rispondere, sì. Ah, ecco, concittadini, io lo chiedo, allora, io se non è arrivato il messaggio, se qualche giovane con qualche mese in più degli altri
volesse iscriversi, vabbè, vi raggiunge in via Ordanino, eccetera, certo. Magari c'è un numero di telefono, anche qualcosa, sì, del genere. Se non fosse il Castiglione, fosse di un comune limitrofo, non so, di Carpedro, ci sta ascoltando, fosse di Solferino. Che abbiamo diversi iscritti anche fuori comune. Si può, ecco, quindi è possibile anche. Sì. Perfetto. Allora, per quel che riguarda le attività del Club Anni d'Argento, sono attività legate all'Auser. Mm-hmm. Chi ha la tessera Auser anche di un altro comune può partecipare alle nostre attività senza problemi. Perfetto, quindi interprovinciale, anche ci ascoltassero a Desenzano, da Lonato. Vengono da Desenzano a ballare, sì, in parecchie copie. Quindi bello, quindi assolutamente sì, si sì, può fare. Sì. Allora, messaggio. Spiega Nerina, spiega che noi non siamo contro i giovani, ma eternamente giovani, dice Luigi. Sì. Bello. Allora, vi abbiamo definiti, no? Ragazzi con qualche mese in più, insomma. Allora, cerca di essere più chiaro. Non capisco molto sui soggiorni marini. Dimmi dove. Dove fate i soggiorni marini? Allora, c'è un soggiorno marino a Bellaria dal 12 al 26 giugno. Un soggiorno marino a Marina di Pisticci, che è Matera, dal 4 all'11 settembre. È a sud, sì, quindi qui, è bello sicuramente. Qui, sì. Purtroppo anche qui chi è interessato è necessario che ci contatti o che venga direttamente in sede, dove diamo tutte le notizie sugli acconti, su entro che tempo fare gli acconti, entro che tempo chiudere il discorso. E quindi non è inutile che stia adesso a spiegarla, perché sarebbe un po' troppo lunga. Certo, Vanoni spiega, dice un altro messaggio, tutte le iniziative che farete andando fino a fine anno. No, fino a fine anno mi sembra un po' esagerato. Arriviamo fino all'estate. Arriviamo fino all'estate, anche perché adesso prevedere il futuro è sempre un po' azzardato. Però abbiamo fino a settembre, quindi praticamente. Voglio ricordare che tutto deve essere fatto nel rispetto delle misure di prevenzione del coronavirus, esatto, e vincolate ai decreti ministeriali e della salute al momento dell'apertura e chiusura delle diverse iniziative. Certo. Ovviamente è inutile che ricordi che bisogna evitare assembramenti, utilizzare le mascherine all'interno ed essere in possesso del Green Pass, va bene. Certo. E allora, i viaggi li abbiamo ricordati, le attività, diciamo, normali, consuete, c'è il burraco fino a fine giugno, si parla sempre di pomeriggio dalle 2 alle dalle 14 alle 17. La briscola, c'è una gara di briscola gratuita che una volta al mese. Avevamo, adesso è terminato, un corso di ginnastica curativa posturale, pomeriggio danzante è la domenica con musica dal vivo, qui si va dalle 15 alle 18 circa, e le tombola serale tutti i mercoledì. Bello. Allora, Nerino, grazie a te, ma anche al tuo team, che è formato da donne coriacee e molti capaci. Sì, bene, questo mi ricorda che devo ricordare. Per fortuna abbiamo alcuni volontari che si dedicano giornalmente all'attività del centro. In particolare abbiamo due signore che sono presenti, due anche tre a volte, sono presenti tutti i giorni negli uffici e ci hanno consentito di riaprire un po' tutte le attività. Grazie, veramente. Benissimo. Il Club Anni d'Argento è stato il primo club a nascere a Castiglione grazie a Mara dal Seno. Tiratelo su di nuovo questo club, ti raccomando, Nerino. Ha detto già, avete il triplo degli iscritti rispetto a un anno fa, quindi. Sì, no. Per questo sono abbastanza ottimista. Poi qua dicono, aiutate a imparare a usare la tecnologia, ecco, cioè magari organizzare dei corsi per. Allora, abbiamo possibilità di organizzare un corso, però purtroppo è a Mantova. Mantova, l'Auser di Mantova ci ha inviato
il programma di questo corso, lì se uno è disponibile ad andare a Mantova, sono corsi gratuiti. Si rivolge sempre alla nostra sede che gli diamo tutte le informazioni. Perché non è così, in questo periodo tutti hanno avuto a che fare con la tecnologia, facevano fatica delle volte i giovani ad andare sul sito della Lombardia, eccetera. Figuriamoci una persona anziana, eccetera. Allora, Nerino, dai che sei forte, vai tranquillo perché mi sembri agitato. No, non sembro agitato, è stato anche sindaco. Sindaco, pluripresidente, no, assolutamente. Consigliere di Draghi anche, no? Questo ha detto no, tranquillo. No, allora, Nerino, ciao, sono il Gigi, truffe agli anziani, facciamo incontri con i carabinieri. L'abbiamo già in programma, insieme in collaborazione con l'assessorato, la coesione sociale. Mi ha informato l'assessora Gazzurelli che a breve verrà fatto un incontro con i carabinieri per ovviare ai tentativi di truffa. Possiamo anche lì, Presidente, dire, lanciare l'appello che lanciamo sempre, parlatene anche agli amici, ai parenti, eccetera eccetera, perché ci sono tanti ragazzi un po' più avanti con l'età che non ascoltano, non leggono queste cose e poi dopo sono imbrogliati. Per esempio, adesso non mi ricordo dove, ma ieri per esempio, la cronaca di oggi racconta di un anziano che è stato derubato, mi pare ad Asola, comunque da un finto vigile urbano e da un finto idraulico. Avevano proprio la divisa uno e la tuta quell'altro, purtroppo. Sì, segnalo anche che ci sono dei personaggi che vanno per case offrendo gratuitamente delle mascherine. Nome del comune, ecco, attenzione, perché nel comune non manda in giro gente a vendere mascherine. Le mascherine contengono uno spray che fa addormentare, quindi è meglio lasciarli stare. Poi dovete fare dei corsi base per insegnare a usare il computer, Aldo. Sì. Questo è un altro messaggio, appunto. Presidente Vanoni comincia a programmare le vacanze con tutti e vedrà che parteciperanno, che ci saranno insomma le iscrizioni alle vacanze, che ce ne saranno tante di partecipazioni. Ciao Nerino, grande uomo, non sapevo che eri presidente, mi fa piacere, complimenti. Più presidente di più cose, no? Sì, ma Draghi, stia attento. Infatti. No. Va bene. Allora, Presidente, io le chiedo una cosa prima di chiudere. Le chiederei, se lo sa, insomma, un numero di telefono del Club Anni d'Argento, se si può. Certamente. Che così. Adesso però qui... Allora, intanto io dico, mentre cerca il numero di telefono, che allora abbiamo sentito, basta essere iscritti a Auser e da qualsiasi parte, anche dalla provincia di Brescia, per dire, ha detto che vengono da Desenzano, eccetera, ci si può iscrivere, si può partecipare agli eventi che sono organizzati, quindi vediamo, altrimenti pazienza. Non ce l'ho qua. Allora, comunque siete in Via Ordanino, a Castiglione, Via Ordanino, numero 7. No, adesso l'ho trovato. L'ha trovato, sì. Bene. 0376 ovviamente 670344 670344, giusto? Esatto. Allora, grazie allora a Nerino Vanoni, presidente del Club Anni d'Argento. Grazie. Grazie, presidente. A voi, grazie. E quelli che non ci hanno sentito non sanno cosa hanno perso. È vero, ricordatevi che stanno preparando eventi, viaggi, gite, soggiorni, eccetera. Chi più ne ha più ne metta, pranzi e così via. Noi comunque i nostri opuscoli li distribuiamo presso il centro commerciale Coop, di fianco proprio a quelli del Gazzettino. Per cui, va bene, li trovate. Benissimo, grazie a Nerino Vanoni. Grazie a voi. Grazie.